La fica ci fa vivere emozioni incalcolate, incalcolabili. E quando è all'interno di altre nostre passioni, come per esempio i videogiochi, impazziamo. Il nostro cuore nerd, e per cuore sì, intendo pene, esplode. Non vede l'ora di essere felice. Bentornati qui sul mio canale di gaming. Prima di iniziare lasciatemi un like, un commento. Nei commenti fatemi sapere come avete passato il 1º maggio. Io a casa, credo. Dico credo perché oggi è ancora prima del mio compleanno. Quindi se non mi hai fatto ancora gli auguri, fammi assolutamente gli auguri. Oggi però siamo qui per andare ad esplorare un gioco in cui probabilmente ci stanno delle zizzone. Sto ovviamente parlando di Stellar Blade. Ci interessa qualcosa del titolo? Assolutamente no. Ci interessa qualcosa del gameplay effettivo? Assolutamente no. Ci interessa solo guardare e vedere delle giga zizzone. Ovviamente è un video una tantum, nel senso che faremo questo video e basta, non continuerà il gioco, non faremo un walkthrough let's play, come on, sborami. Non ci interessa niente neanche di quello che ci dicono, voglio solo entrare nel videogioco e sparare a delle zozze. Una flotta dei vibratori. Chi lo avrebbe mai detto che il gioco sarebbe iniziato così? Sono anche dei piccoli cazzetti che volano, se avete visto. Io mi chiedo perché quando fanno i videogiochi non pensano prima a mettere delle zizzone. Il pubblico che gioca ai videogiochi è un pubblico nerd, un pubblico di maschi adolescenti che si masturbano se vedono una caviglia. Zizzone fanno vendere tutti i spermatozoi che cercano di fecondare l'ovulo. Il mio obiettivo è ovviamente giocare un'oretta e vedere dove arriviamo, cioè nel senso, ripeto, è come il video di Forever Skies, solo che in questo caso nessuno me paga. Pensate che matto, gioca ai videogiochi strani senza che me pagano, so un coglione. Interessante come facciano vedere questo scontro gigantesco e nessuno ci abbia detto niente. Oh, finalmente sì, fatti vedere meglio. No, no, stai precipitando, perché proprio sul mio pene. Siamo qui da 4 minuti e ancora non ho visto delle zizze. Non è cambiato niente. No! Tacci tua! Taki e Eve! Ma chi l'ha di... Madonna mia, sì, è una... Ma chi ti ha disegnata? Sono uscita... Ma è nuda, sì, ma che cazzo è? Ma quanta scuota? Ma che gioco è? È una figa atomica, ma che cos'è? Ma è un robot? Ma è Sailor Moon? Ma è una giapponesata, è una roba fatta da giapponesi per giapponesi questa? Ci posso giocare o è approvazione culturale? Ah, questi picchiano. Sì, non ci frega niente, mi devi far vedere zizzone. Fammi vedere zizzone. Vabbè, ma facciamo questo piccolo tutorial perché è un tutorial ovviamente, non credo che avremo difficoltà. E questo è il punto d'incontro! Sto giocando con le zizzone. Perché? Perché è una zizzona. Chi è? Eve. Eh? Eve. Come ti permetti? Le guardi le tette? Oh no, sei fatta male, dimmi tutto! Ti vengo a salvare? La mia struttura corporea! Fate in modo che tu non possa annegare! Vieni! No, quando vuoi, dimmelo di nuovo! Ma chi è? Oh no, ha dei testicoli al posto delle mani! Guarda che testicoloni! Sono densi di seme! Madonna! Dimmi tutto, mi puoi dire quello che vuoi. No! Che cosa? I segni vitali dell'unità. Non significa niente questa cosa, non me l'hai spiegato. Le uniche rimaste. Oh no, una strage de fighe. Guarda la... La vastità del gioco è assurda. Sono rimaste le uniche due superstiti del mondo delle fiche. Ma Taki sa... Ma si chiama Pirina Taki, mi sa. Mega testicolo monster. Ma queste sono dei fenomeni. Ma quindi cos'è? Tipo un Dark Souls ma con le zinnone, eh? Tocca colpirlo nei testicoli. Ma non c'è un tasto per... Scusami. Per evitare, sono letteralmente immortale. Ma c'ha uno di vita questo. Cioè, se rimango così. Ah no, ok, ma come faccio a evitare sta roba? È brutto, ti prego, con queste due pallone. Madonna, t'ho umiliato. Madonna, come ti paro le pallone. Ma è tutto peloso. Oh no, Tachipirina. Ti sacrifica per me, già lo so. Madonna, che combo. Straordinario, che gioco. Bellissimo. Fantastico. Mai visto un gioco così bello. God of War, chi? Ferma, Eva. Sento qualcosa. Senti la presenza? Oh no. Stanno uscendo un mostro nuovo dopo l'altro. Io non ci sto capendo niente. Ma non mi interessa. 10 più. Oh no. Lucifer Morningstar. R.N.I.D. Alpha. Ma è un incrocio fra quello di Death Note e Lucifer Morningstar. Ma che è? Però carino. Ma pure questa c'ha le zizzone. Ma perché? Ma perché anche lei ha le zizzone? O tettazze? Perché è una fica anche il demone? Com'è possibile? No! Oh no, ce la ruba? Lo sapevo che si sacrificava. Ma era palese, no? Merda, t'ha massacrato. Vedi che è un robot? Quello non sembra un osso. Mi sa che non gli basterà una Dagibirina. Stellar Blade. Intro emozionante. Non ho mai visto un gioco così bello. Boston, estate. Ah no, quello è un altro gioco. È tranquillo. Ma sta comunque. Che cazzo è questo? Come si permettono a mettere un uomo? Quindi questa è Eidos 7. Eh sì. È stato l'ultimo campo di battaglia della civiltà. Ok, quindi abbiamo capito che la civiltà è stata disintegrata da questi Nightiba, probabilmente. Questi Nightiba saranno sicuramente degli alieni che hanno messo al rogo la civiltà. Qualcosa sta cadendo dal cielo. È sperma. Non conosci la pioggia? Tu conosci solo il seme. Come ho detto, è un video a caso, cioè nel senso, volevo solo fare questo io. Oh, per me il video può essere finito. Ma sta musica sotto? Eve,
Ma se può togliere la musica di sottofondo? Posso dire che rovinava e basta l'atmosfera la musica, no? Controlla questo posto. Ma già. Oh no, Roa Roa. Vabbè, penso che lo metta da solo, no? La grafica non sembra neanche bruttissima. I comandi sono un po' un po' ambigui. Ma come lo scrivo? Che cazzo di fenomeno delle lingue aliene? Dai, fammi camminare. Comunque la telecamera shakera troppo. Se si poteva cambiare, ma non mi va. Posso nuotare? Madonna, può addirittura andare sott'acqua. Ma questa è una. Questa è la svolta. Che ci fa un campo della legione qui? Io che cazzo ne so. Gli accampamenti sono luoghi in cui salvare i tuoi progressi. Ah, ok, va bene. Questo qua è un coso. Attiva accampamento. Ah, ok, li devi attivare. Sono tipo i falò. Ma io voglio vedere un po' dei costumi. Come posso sedere? Immagino per recuperare PS. Che però. Ah, nel chilling. A posto, dai. Comunque si sono veramente impegnati. Oddio, no, un incubo. Rivede il passato. Che fa? Un universo alternativo. Ma chi è? Ah, è il tizio di prima. Tocca capire chi sono sti Naitiba. Puoi apprendere una nuova abilità. Non posso scegliere. Ok, va bene, fai questo. Schivare con tempismo perfetto attiverà la schivata perfetta e ti permetterà di evitare il pericolo. Oddio, vediamo, proviamo. Ho capito. L'ho fatto? Ah, quello lì significa che l'ho fatto? Cazzo fai? Mazza che brutto. Cos'è, un necromorfo? Oh sì, ma che cazzo, sei in tumore? Ma lei dai coglioni, dai. Sto stupido. Andiamo sul ponte. Se cadi è finita. Stai zitto, non cado. Sono così mongolo. Store. Mongolo store, quindi. Ma se mi butto e faccio questo? Ah, subisco danno. Ma cazzo fa subì danno una super donna che prende a spadate gli scarafaggi, oh? Che vuol dire che subisce danno? Però questi sono duri, cioè, nel senso. Mi ha massacrato, zio. Mi ha massacrato. Premi di angolo a mezz'ora per colpire. Ah, lo posso fare, quindi. Come cazzo? Assalto. Mortacci. Ah, lo one shotta, dimmi. Non posso fare colpi a distanza. Ah, vedi, quello là è tipo acido. Coglione. Premi sborra per ordinare al drone di scansionare. Scansiona. Oddio, umano? Come umano? Ma ci sono degli umani, quindi. Ah, ah, vedi, questi allora sono utili. Madonna, si mettitelo tutto nel buco del culo, ti prego. Una batteria ad alta energia. E che ci posso fare? È grazie a questa, se di notte non è buio. Ma, no, grazie al sole. Sì, ma che ci faccio? Si usa per attivare un drive di fusione. Ok. Ma io voglio andare qua, però. Non si può aprire. Che cazzo ha? Stanno a cascare i palazzi, frate. Cascano come un temporale. Mega mostro? Madonna, che brutti! Ma sono tantissimi, ma come faccio? Sono morto. No, ma sono troppi, non me li fa combattere. Fai qualcosa, però, salvami. Ah, lo fai io. Stupido. Questa è la madre di tutte le merde. Coglione. Stupido. Coglione. Devo ancora capire se è difficile o facile come gioco. Oh no, ma quindi le statue diventano umani. Cioè persone. Oh no, i mega testicoloni. Ma è sbaglio o mi ricordo un po' Devil May Cry? Capito, però io t'ho evitato, eh. Sono morto, buono. L'importante è schivarli in qualche modo, pararli. È tipo questo, no? Perché non l'ha parato? Coglione. Ok, godo. Guardiano pesante, immagino che non siano. Cioè, comunque i nemici non sembrano scarsissimi. E ora dove andiamo? Fa sti cazzi nostra. Fammi fare un attimo un giretto. Nano componente. Sì, ma mi devi spiegare che ci posso fare. Io voglio i costumi da zizzone. Indaga su. Ah, ma è un umano morto. Pensavo fosse vivo. Che fa? Ruba l'anima? Devi mortacci tua. Guarda qua come la rubi. Numero di nuclei beta necessari per l'aumento di energia beta massima. Boh, sono tutte cose che non mi sta spiegando il videogame, comunque. Mi fa piacere. Comunque sì, è mezzo esplorativo, ma manco troppo. Cioè, nel senso, ci stanno tre vie per ora, ovviamente. Però secondo me comunque non è. Cioè non è che è open world. Mortacci tua. Mamma, rotto il culo. Non mi posso manco curare. No, quella chi è, oh? Quella è il giga nemico. Sa che te piscio forte. Che perché se io adesso muoio, cioè ho nel culo. Ma questa è una è impossibile che non mi colpisce mai. No, è troppo forte. No, non è vero, è una pippa. È una pippa, è una pippa. È una pippa. No, ma mi sono parato, ma perché? No, ma se mi fa rifare tutto mi spacco, eh. Mi spacco il cervello. Fammi spawnare a un più di un minuto. Devo rifare tutto. Ah no, ok, non devo rifare tutto. Ma vedi che non la puoi parare. La puoi solo evitare questa, mi sa. A parte che c'è ciuccio il pallone, sta troia, dai, levate. Sono io la regina delle fiche. La regina delle fiche. Qua c'era un umano. Che fa? Ah no, devi prima scansionare tipo. Lui sicuro. La scheda è distrutta. E quindi? Saltiamo in bocca? Non esiste che non apro sta cassa, lo sai, beh? Non posso aprire la cassa. La posso aprire, mannaggia meo. Tutto questo casino per sto coglione che si è fatto distruggere tutto. Vabbè, andiamocene, dai. Era da un'altra parte. Si prosegue. Occhio che t'ammucchi. Brava. Bravissima. Ah, sì, bravissima. Pieno di umani morti comunque a cui rubare i ricordi. Ruba i ricordi a questo umano zozzo. Sono passati decenni dalla comparsa dei Naitiba e dalla fuga degli umani sulla colonia. Chissà se siamo sulla Terra. Dicono che l'unità aerea stia scendendo per salvare gli umani. Non credo, non ce la facciamo più. Infatti sei morto. Oh, Poacor. Allora, un piccolo parkour. Che non è complicato perché sto letteralmente spammando X.
Ah, pure questo c'è. Un po' di Prince of Persia, un po' di Devil May Cry, un po' di tutto c'è qui dentro. Ah, brava. Quanto sessismo nel mondo dei videogame. Ok, secondo camino, lo chiamiamo così. Attiva accampamento. Poi camino, che vuol dire camino? Allora, vediamo un po'. Come le compro, scusa? Che cambia fra la pozione alta concentrazione e pozione persistente? La PS all'istante e l'altro continuamente. Non fai questo. Prendene uno. Abilità, forse possiamo prendere qualcosa. Giustizia al nemico alle spalle, mi piace. Posso chiedere perché ho comprato delle pozioni e me ne segna che ce ne ho due? Ah, qua è dove ero prima. Ah, è una shortcut. Ah, fai le shortcut. Ho capito. Voglio provare a fare un attacco furtivo. Ma l'insta sciotta? Ma god, sì. Mortacci tua, oh. Ma che mi fai? Jumpscare? È dal cazzo. Ho fatto caca sotto, infame. Ah, pure qua è qualcosa. Prova. Fenomeno vero. Aprila tutta, ti prego. Ma che cazzo, ma come la apre? Credo capire a che servono sti cosi, prova. Quindi ci sono delle mini zone in cui comunque puoi mezzo esplorare, ma niente di che. Ah, quindi è fatto sempre nello stesso modo. Cioè, nel senso, tu hai tutte queste zone che sono bloccate. Devi fare il giro e sbloccarle per fare, per ricollegare tutta la mappa. E se lei mi desse subito il codice, posso aprirlo direttamente? Che fa? Ah no, si ciuccia i ricordi mettendosi in posa da fica. Nucleo corporeo, va bene. Piccolo agguato sicuramente da parte di un boss gigante. Campo base in un posto così. È strano, eh? Significa una cosa sola, ci stanno per attaccare. Come, che cosa sarebbe? Me l'hai spiegato tu. I campi base contengono più dispositivi rispetto ai normali accampamenti. Qui puoi usare la console di riparazione per potenziare le armi. Ok, va bene. Puoi potenziare il tuo drone, creare nanotute e viaggiare velocemente. Ah, quindi da qui si possono fare i costumi, sai? Io vivo per fare i costumi, non so se l'hai capito, eh? Quindi console di riparazione, viaggio veloce verso dove, scusa? Ah, ti sposta negli altri cosi, ho capito. Seleziona flash. Dov'è? Ah, eccolo. Quando un nemico si illumina di blu e azzarda un attacco mortale, usa flash. Ok, per fare flash. Cerchio. Ok. Ok. E poi da qui fai in mezzo come cazzo te pare. Ok, ho capito, dai, va bene. Oddio, dei flashback. Un flashback dopo l'altro. Però devo capire. Che succede? È un fotoromanzo? Sono connessi, sono collegati. Possiamo trovare in Nativa Alpha. Ti prometto che ricambierò il favore. In che modo? Fammelo sapere. Come si fanno le nanotute? Vabbè, non si può fare qua. Amen. Io però devo proseguire in qualche modo. Ah, devo andare su. Rooftop. Cutscene significa una cosa sola. Boss. Mazza, che brutto. Una vagina dentata. Ti amo. Ma che cazzo è? Ma sembra Heracross. Eh no, è tipo il Thor dei cosi. Oh no, ma è un boss davvero? È un boss. Stupido. Guarda, ma è un boss. Ok, fermi tutti. Quindi è Dark Souls. Capito, sì, mi dai da tempo. Quanta vita c'ha, scusa? Ok, ho fatto la mossa che mi ha insegnato prima il videogioco. È difficilissimo però, aspetta un attimo. Aspetta un attimo, voglio sentire la musica del boss però qui. Ok, ma mi sento meglio. M'ha distrutto. Non posso ricominciare, ammazzami dai. Per voi è passato mezzo secondo, per me due giorni. Perché ho interrotto per festeggiare il mio compleanno a mezzanotte. Non abbiamo fatto niente. In realtà manca l'ultima parte del video, quindi più o meno abbiamo fatto di tutto. Mi sono ovviamente dimenticato come si gioca, perché mi sono fermato. Quindi fermandomi mi sono completamente scordato i tasti. Bisogna fare airboss, cosa che non faremo mai, perché figuratevi, non lo potevo fare due giorni fa avendoci giocato quell'ora e mezza. Figuratevi adesso. Dai, levi dal cazzo, su. Mega Heracross. Coglione. Oddio, magari. Ah no, vedi, quella roba lì non mi ricordo com'era. Ok, se io evito, devi evitare. Ok, ok, lo stiamo umiliando, un po'. Ma massacrato. Ma non si cura la troia. Che cazzo fa? No, si è trasformato, è la fase 2. Sì, ma come lo evito io quel coso, scusami? Oi, curati. No, è impossibile, dai. Mannaggia il papa. Ok, non so ricordato come si fa. Questa come faccio a evitarla, se non me lo spieghi? Alzati, puttana. Con calma, dai, coglione. L'importante è evitarlo, giusto? Cioè, tipo questa roba qui, io non so. Ok, però fase 2 siamo arrivati pseudo subito. Io corro, basta correre. Io corro, Donna, come mi sono teletrasportato, lo sto umiliando. Brava. Brava. Umilialo, ti prego. Basta correre, se corri intorno non ti può prendere. Ho sbagliato. Mannaggia. Sì, vabbè, certo. Ma se sto correndo, mi ha anticipato. Ma gli manca troppa vita, no? Ma troppa vita, ho perso. Ho perso di nuovo. Sono one shot. Quello è il mio record. Ti prego. Oh, no, dai che manca poco a questo coglione, dai. Ah, mo comincio a non poter più evitare, è vero. Me l'ho scordato. Ah, me l'ho scordato, è vero. Vado. Ti prego. Massacralo, massacralo. Dai, 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 dai. Via dal cazzo che disinstallo il gioco, non vedo l'ora. Coglione di merda. Tartarra di fica. Dobbiamo capire come passare. Guarda, te lo spiego io come passare.
Bene, se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo puppone. Noi ci vediamo domani con un video insieme a Ron. Settimana prossima ho in mente un altro gioco Souls-like, ma questa volta con dei granchi, un po' SpongeBob. Grazie mille a tutti, ciao.